Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua con un'altra simpatica puntata dedicata ai vostri video, ai vostri orologi, alle vostre collezioni, alle vostre tovaglie. È tutto un insieme di particolari che poi fanno il video, no? Fanno il contenuto. Come partecipare, lo sapete, lo vedete in sovraimpressione. Ah, proprio prima, poco fa, ho la cartella dove io prendo i video, no? I vostri video li scarico, l'ho ordinati per durata, così. Di fianco vedo solo l'anteprima del video, no? E di fianco vedo quanto durano. Tutti quelli oltre i 10 minuti ho fatto delete, 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 cancellati, perché non si possono guardare, non posso guardare un video di 14 minuti, perché ci può essere la situazione nella quale uno è anche spigliato a parlare, ma sono 14 minuti e sono poche quelle situazioni lì. Poi c'è la situazione della quale invece sicuramente uno non è spigliato ed è pieno di incertezze, ma 14 minuti di quella roba lì diventa insopportabile. Non posso io dopo stare 10 minuti a guardare un video e poi dopo decidere di toglierlo. No, li tolgo subito, anche perché non segue le disposizioni che ho dato io. No, 7 minuti al massimo, poi se sono 8, se sono 9, io sopra i 10 intanto l'ho cancellati, poi gli altri valutiamo. Così, tanto per farvi capire come funziona, no? Se vi dico che devono essere corti, concisi e simpatici, almeno fate, no, 14 minuti, uno lo vede 14 minuti, ma cosa me ne frega, glielo mando uguale. E mandamelo, io lo scarto. Ragazzi, vi ricordo, mi occorre ricordarvi, il quinto Watch Meeting, ossia il quinto raduno del canale, il nostro raduno annuale, per la quinta volta lo faremo a Viareggio, domenica 12 maggio alle ore 15, presso la gioielleria Pasquali Domenici, appunto a Viareggio, nella zona pedonale antistante. Ci incontriamo tutti insieme appassionatamente, tra appassionati di orologi. Portate anche qui la batteria, tanto io non mi scandalizzo. Ci scambiamo due parole, ci conosciamo e poi le porte del negozio sono aperte, si può andare dentro a provare quello che si vuole. E incominciano a delinearsi anche i primi ospiti partecipanti. Ci sarà l'amico Umberto Pellizzari, il famoso apneista, che è uomo Oris e che quindi verrà anche con una presenza di Oris importante. Ci sarà poi una rappresentanza di Vulcain, con un banchetto, con uno stand nel quale poi verranno mostrati degli orologi e anche degli spaccati di calibro, una roba del genere. Insomma, è tutto in divenire. Io vi aspetto lì, sarà un bel pomeriggio da passare assieme. Domenica 12 maggio alle ore 15, Viareggio, vi aspetto. Adesso vi faccio vedere l'orologio del giorno, che è questo bellissimo Longines Legend Diver, 39 mm, quadrante nero, doppia corona, una per muovere la bag interna e una tradizionale per caricare l'orologio, per settarlo, come si suol dire. È un orologio che mi piace. Come fa a non piacere questo Legend Diver? E questo qua lo portiamo al mare anche lui quest'estate. Quest'estate facciamo, voglio fare una rotazione pazza. Devo ancora comprare l'entry level per il mare, e presto lo prenderò. L'anno scorso avevo. Ne avevo due di entry level l'anno scorso, diciamo la verità. Avevo il Seiko SKX e il Citizen Pro Master col cilindrino giallo, quello famoso. Pro Master, li ho venduti tutti e due, quindi mi manca un entry level, ma non perché io voglio andare al mare e indossare solo l'entry level per il mare, il muletto, no? No, li porto tutti, porto lo Speedmaster, il Sea Master, il Legend Diver, lo Skin Diver della Longines, li porto tutti gli orologi a rotazione, però uno entry level ci deve essere, quindi devo ancora decidere se prendere il Pro Master Marine o un Orient Mako, oppure il Pro Master, il Citizen, quello Fuzishibo, Fuzishibo, quello è cattivo, quello è in titanio, non lo so se ce la faccio. Comunque dai, bando ai discorsi, siamo qua a smacchiare i giaguari, è un po' lunga, eh. Primo video. Ciao Davide, sono Stefano da Ciao Roma e questa volta ti Stefano. invio un video particolare, giocoso. Vorrei raccontarti di come la passione per gli orologi abbia contaminato trasversalmente tutte le altre mie passioni, Vai. inducendomi addirittura a scegliere specifici orologi per il tipo di passione. E cominciamo con la passione per gli scacchi. Ho praticato per molti Ah. anni questa disciplina. Te hai praticato per molti anni questa disciplina e ti invidio, perché se hai praticato la disciplina vuol dire che hai fatto anche i tornei, queste cose. Io sono veramente appassionato di scacchi, ma a livello amatoriale proprio, no? Cioè, quelle due o tre aperture e poi vado dritto al sodo, perdo sempre. No, perdo sempre no, però
È un bel cibo. Gli scacchi sono un bel cibo per la mente, poi rappresentano un po', è una metafora della vita, strategia, tattica. È anche violento come gioco, pensateci bene. Boom, butti giù il pedone avversario, mangi. È un gioco violento, gli scacchi. Di testa, però. Bello, bravo. Arrivando alle soglie della norma di maestro nazionale. Oh, E nel maestro caso di una partita nazionale. importante, sicuramente la scelta ricadrebbe su questo Jaeger LeCoultre reverso due face. E Giocando con il nero utilizzerei questa faccia. Con il bianco, chiaramente quest'altro lo attacco. perfetto, bravo, bravo. Se poi nel corso della partita mi sentissi particolarmente in forma, alla stregua del grandissimo campione mondiale cubano Capablanca, si fa per dire, allora la scelta ricadrebbe senz'altro su questo Cuervo y Sobrinos Tradición. Bello. Altra mia passione è quella per i viaggi. E consiglio generale, chiaramente, cercare di non indossare orologi di valore. Però nel bagaglio di un viaggiatore sicuramente un GMT ci dovrebbe essere. Sempre Bello come questo. questo Sealander della Christopher Ward. Christopher Ward, bello, mi piace, Nel promosso. caso di una vacanza, magari in Italia, non troppo lontano dalle Eccolo tue qua, abitate, per promast. cui la complicazione GMT sarebbe inutile, un Citizen Promaster come questo andrebbe benissimo. Marine, quello che mi piacerebbe a me, probabilmente. Nel caso poi fortunatissimo, magari di una vacanza regalata in Polinesia, Top. e allora spendiamoci pure un Rolex Submariner per non Bravo. essere perculati dai, magari dai vicini facoltosi. Ah, per quello, eh? L'altra mia passione è quella per le automobili, e qui, Dai. notato lento, all'inizio cominciai a comprare gli orologi abbinandoli alla macchina comprata. E che cos'è? La Duna. Mercedes. Jaguar, altro Mamma bello mia, GFL, top. e Audi, ennesima Oh. bufecona. Poi fortunatamente con il crescere della passione degli orologi è cresciuto anche il gusto, per cui attualmente indosserei sul polso sinistro, mentre guido, un Eberhard Tassio Nuvolari, Vedi che ci siamo e adesso, sul bravo. polso destro un Breitling Chronomat con cinturino Racing. Eh sì, questo veramente danni da film, eh? Altra mia passione è quella qui, in questo caso ricadrebbe senz'altro su questo Rado Golden Horse Ah, il verde. con colore verde che si abbinerebbe perfettamente al panno e che con i suoi riflessi solei infastidirebbe l'avversario, magari inducendolo in errore. Bravo, così ti voglio. Ulteriore passione, ormai Ah. estinta, era quella per la poesia, per la Ah. scrittura. Ho scritto su vari siti online e in varie antologie poetiche. Bravo. Io sceglierei attualmente, se dovessi riscrivere una poesia, sceglierei questo Jungas Chronoscope Che bello questo. teotonico, che mi consentirebbe senz'altro di scrivere in stile Sturm und Drang. Vabbè. Mi fido. Infine, l'ultima passione, lavoro, io faccio il medico, e in questo caso la scelta, nel caso di gestione ordinaria, ricadrebbe su questo Omega Speedmaster Reduce di colore bianco che si abbinerebbe Bello, perfettamente al camice. guarda un po' sto reduced qui, io non me lo ricordavo, è un reduced bianco così, è proprio carino, a parte la leggibilità forse, però no, è bello, mi piace. E nel caso di emergenza, urgenza, la scelta ricadrebbe su questo Tag Heuer Aquarese, Aquariser top, è un da top sì. codice rosso. Codice rosso. Esatto. Codice rosso, bravo. Bene, Davide, io avrei terminato la mia presentazione. Spero che sia stata abbastanza spiritosa e giocosa. Certo. E vorrei di nuovo farti i complimenti perché sei molto simpatico e molto competente e meriteresti un riconoscimento ufficiale da parte di YouTube. Con questo Bravo. ti saluto, ti abbraccio e saluto anche chiaramente tutti gli amici del canale. Grazie, Ciao! bello questo video. Ecco, vedete cosa intendo dire? Cioè,
parte che questo qua si sente che è persona di cultura, cioè la poesia. Poi non è che per essere di cultura bisogna avere delle passioni particolari per la letteratura, per l'ingegneria. Bisogna avere le passioni. Più passioni uno ha, e più è indice di intelligenza, di cultura. Perché basta avere gli scacchi, anche il biliardo, le auto. Vuol dire interessarsi a tanti segmenti della vita in modo approfondito. Cioè approfondire, la curiosità che ti spinge ad approfondire gli argomenti è sinonimo di intelligenza e porta alla cultura. La cultura non è data dal titolo di studio, ma dal saper imparare. Oh, gli orologi tutti belli, belli e belli, belli, belli. Io non ho, a parte quelle ciofeche automobilistiche, che poi, non lo so, ho visto l'Audi, l'orologio Audi c'aveva anche scritto sui Smith, magari chissà chi lo fa, no? Magari non è nemmeno fatto malissimo. Però proprio il concetto di marchio automobilistico che cede il marchio, il brand a qualcuno per far fare gli orologi, per fare il business, cioè non ha niente a che vedere con l'orologeria, ok? Di tutti questi quali mi ha colpito? Non lo so, tanti mi hanno colpito. Il Golden Horse mi è sempre piaciuto, lo sai anche te, ce l'ho sempre avuto. Ho avuto anche lo Young Guns Meister, però non in versione cronografo, questa qua è proprio carina. Tra l'altro ne è uscito ora uno di Chronoscope qua, Meister, con il... No, questi qua con i contatori incavi, ah, oh, che belli. Con una colorazione quadrante, con le lancettine rosse, veramente bello. Appena posso ve lo mostrerò. Tutti belli gli orologi. Un classico Submariner, no? Per fare invidia agli altri, perché poi a cosa serve Submariner? A nient'altro. E poi si è promosso, dai. Bello, bel video, è simpatico te e belli gli orologi. Quindi nulla da dire. Spero anche nei commenti le persone non trovino nulla da dire, perché non vedo nessun appiglio. Prossimo video. Ciao Davide, sono il Ciao! telefono della provincia di Milano e come tutti sono qui a farti vedere la mia collezione di orologi e il mio Bravo! percorso che ho fatto con questi oggetti. Sono sempre stato appassionato di orologi fin da piccolo, per cui tra compleanni, cresime, Natali e chi più ne ha più ne metta mi sono sempre stati orologi, sempre stati regalati orologi che reputavo orologioni allucinanti per poi scoprire che si trattava in realtà negli ultimi anni di quarzaccioni a batteria. Mamma mia! Non Roba. starò qui a farti vedere questi perché sono di poco interesse per tutti. Gli unici a cui tengo a farti vedere sono questo Swatch Allora, che era Swatch di no, carino. mio nonno, che è tuttora in vita. Ci giocavamo da quando ero piccolino in piscina, e quanto era l'orologio che lui lanciava in piscina, io dovevo andare a recuperarlo sott'acqua con gli occhialini. Insomma, Dio buono. questo è quanto. L'orologio, il lancio dell'orologio in piscina. Swatch molto simile, me l'ha regalato lui in quanto mi piaceva il suo, ma non era più in produzione, per cui mi ha regalato questo. E questo fossile regalatomi da mio padre, è l'unico quarzone che tuttora metto, in quanto è sempre stato un po' una sorta di portafortuna per me. L'ho sempre indossato in determinate circostanze, mi ha portato bene, per cui Bravo. tuttora, ogni tanto mi capita di indossarlo. Via i quarzacci, passiamo a un'altra fase mia con gli orologi. Appassionatomi Va. di orologi Rolex, sono ricaduto all'inizio in questa brutta fase di fake, in quanto ho comprato questi due No. fakeoni Submariner GMT, che per Perché? quanto possano anche essere fatti discretamente bene, adesso vabbè non sto qua a farli vedere più di tanto, però insomma. Il succo del discorso è che mi piaceva indossare un Rolex, poi in realtà indossandoli, indossati tra l'altro molto poco perché non mi piaceva l'idea di indossare un qualcosa di falso, un qualcosa che... Ma è quello il punto, cioè non è che serve acquistarli per capire che non è bello indossare qualcosa di falso, cioè è proprio un principio della vita. È come se io oggi mi vestissi, cioè vado in palestra, no? Da persona normalissima, e mi incomincio a vestire come se fossi un pugile, no? Con le scritte di una palestra di pugilato, per far finta di essere un pugile, far credere agli altri che io sia un pugile, no? Ma è una puttanata gigantesca. Cioè, come mi posso sentire io? E come mi giudicherebbe la gente se lo sapesse, no? Se lo venisse a sapere? Ah, no, non è mica un pugile, fa finta, si veste da pugile. E tutti cosa pensano? Ma guarda che coglione quello lì. E questo può essere poi riportato anche in tantissimi altri ambiti della vita, dove uno finge di essere qualcuno agli occhi degli altri o qualcosa. In questo caso qua tu non fingi di essere nessuno, ma fingi di avere un oggetto,
costoso, non costoso, di moda, non di moda, fingi di avere un oggetto al polso e quindi inganni le altre persone. Cioè, è il fatto di ingannare, di tentare di ingannare le altre persone, no? Non è che ha un gran senso, no? Poi per cosa? Per niente. Cioè, fai più bella figura se ti metti un orologio, un Citizen Pro Master al polso, che nessuno conosce, nessuno sa cos'è, finché non ti capita quella volta nella vita che incontri l'appassionato e che ti dice: ah, ma quello lì è il Citizen Pro Master, bello, no? Perché? E incominci a parlare. E quel momento lì è la massima soddisfazione della vita. Cioè, trovare un altro appassionato come te e scambiare due parole su un orologio che costa poco, ma che ha il suo valore iconico. Invece questi qua sono dei giocattoli creati per chi vuole apparire, per chi vuole sembrare, per chi vuol far sembrare di aver speso 10.000 euro in orologio, no? Ma che cosa me ne frega? Cioè. Che io non sono, per cui sono nel cassetto questi orologi e ogni tanto quando li vedo mi ricordo semplicemente mi ricordano semplicemente del motivo per cui non debba mai più comprare orologi falsi, perché è una cosa brutta e non mi rappresenta Ma soprattutto. ti serve il Poi, a monitoring? proposito di fake, ho qua un orologio di un amico Ecco fatto. Seiko SKX. Ah. Ho scoperto che è un falsone perché gli è stato regalato dalla sua ragazza. Lui non è assolutamente appassionato di orologi. Vedendoli al polso, gli ho chiesto: ma caspita, ma tu sai che questo è un orologio che ha una certa storia, bla 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 bla. Lui mi fa: assolutamente no. Per cui mi sono fatto dare in mano. Io subito ho capito che si trattava di un fakeone, perché la ghiera è molto dura. Quando muovi la corona per sistemare l'ora, il quadrante si muove tutto. E la cosa assurda è che questo orologio, quello originale perlomeno, dovrebbe montare movimento 7S26 senza ferma macchina e senza carica manuale. Che cosa monta? È 4. 4R36, Ah, è un upgrade. quindi con carica manuale e ferma macchina. Per cui la cosa assurda è che un orologio fake di Seiko monta movimento originale Seiko di qualità superiore rispetto all'originale. Per cui insomma, cosa molto buffa che mi sembrava carino far vedere a te e agli amici del canale. Sì, perché in realtà, cioè, il 7S26 è il calibro base che incassavano nel momento in cui è uscito, era coerente. Poi sono andati avanti, ma il costo dei calibri fatti così a livello industriale, in produzione di milioni di pezzi, è basso, bassissimo. Si trovano e li metti dentro, lo metti dentro anche a un fake. Lì si vedeva soprattutto mi sembra dal dot sulla ghiera che non era corrispondente all'originale, però. Lì no, questa non è questione purtroppo di uno che ha voluto comprare un falso per voler sembrare qualcosa, ma è incappato in un acquisto di un falso. La sua ragazza ha comprato un orologio per fare un regalo e gliel'hanno propinato falso. Poi passiamo agli orologi giusti. Primo orologio che mi è stato regalato automatico, Bello. Seiko 5 Sport, 48 mm diametro cassa, vetro minerale, movimento 7S26. Regalatemi dai miei ex colleghi quando ho dato le dimissioni dal vecchio posto di lavoro, Bravi. scoprendo poi che in realtà, siccome mi ricorda un attimino il Blank Pain 50 Phantom, ho scoperto che questa versione si chiama, o meglio, è soprannominata 55 Phantom, in quanto Blank Pain 50 Phantom era impermeabile fino a 91 metri e questo è impermeabile fino a 100 metri. Per cui i 5 Phantom si differenzia tra il Blank Pain e questo qua sono questi 9 metri di differenza di impermeabilità che ha in più questo Seiko rispetto al Blank Pain. Piccola ricerchina che ho fatto in autonomia. Non lo Poi, il sapevo. primo orologio acquistato da me automatico con cognizione di Oh, il causa, Camaggio. Warrant Bello, ce Kamazo, l'ho avuto. visto, piaciuto subito, acquistato, e insomma carino. Vetro zaffiro, movimento in house, al collo ho montato il bracciale strap code visto da te. È stato tra l'altro il video con cui ho scoperto te e il canale, insomma, Bravo. molto molto È bellino. bello, sì, il Camaggio. Camaggio. Andiamo oltre, Citizen Pro Pro Master. Master. Anche in colorazione nera, ce l'abbiamo tutti. Anche qui ho montato un Jubilee Bravo, vedete? che strap code non fa,
Ma ho scoperto che un sito americano, Long Island Watch si chiama, se non ricordo male, fa i giubilì per Citizen Pro Master, fatto molto bene, con maglie piene, finali pieni, calza veramente bene, è il suo. Non lo sapevo che esisteva il Jubilee ma maglie piene per il Pro Master. Long Island Watches è un negozio di Long Island che poi è l'amico di Tristano, no? Del canale The Urban Gentry. Anche lui ha un canale YouTube, è commerciante, ha un negozio. E non sapevo che facesse anche questi bracciali per il Pro Master a maglie piene. Bravo, bravo, Se Long confrontandolo Island. con il Jubilee di Strapwood, forse la qualità di Strapwood è un filino superiore. Non so dirti esattamente in cosa, ma la qualità percepita dello Strapwood è leggermente superiore. Va bene. Andiamo oltre. L'anno scorso ho fatto 29 anni e dopo aver rotto l'anima alla mia ragazza sugli orologi, bla 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 bla, ha pensato bene di regalarmi quello che volevo all'epoca. Tissot SeaStar 1000 Powermatic 80, Ottimo. 43 mm diametro cassa, vetro zaffiro, lunette in ceramica, eccetera, eccetera, eccetera. Mi piaceva molto questo quadrante verde degradé, che purtroppo dal video non rende, o meglio, il colore non è proprio questo, ma Va bene, bello, molto bello. molto bello. Preciso, che dire altro. Mi piaceva, sono amante di diver come avrei potuto vedere, e mi piaceva l'idea di averne uno un po' differente dal normale, dei classici quadranti nero, quadranti blu, insomma, bello. Forse l'unico che assomiglia un po' è l'Oris Aquis, che ha un po' di questa tipologia col quadrante fatto in Sì, questa maniera. Quindi, dai, promosso, se l'anno scorso ho compiuto 29 anni, quest'anno ne ho compiuti 30, e anche Bravo. qui, avendo rotto le palle alla mia ragazza perché mi piaceva questo, ha pensato bene di regalarmi quello che attualmente è quello più bello che ho in collezione, a cui sono più legato, che preferisco, eccetera, eccetera, eccetera. Bravo. Maurice Lacroix Icon, la La 42. versione da 42 mm col quadrante blu. Mi piace veramente tanto. È un orologio fatto davvero bene. Delle finiture davvero belle, quindi Certo. è il più bello che ho in collezione. Spero che le emozioni che mi dà adesso me le darà anche in futuro. Insomma, bel pezzo, bel Sempre pezzo. difficile. Bene, la mia collezione è finita. Finito. Credo che i miei prossimi obiettivi siano o Longines Hydro Conquest solo tempo, colorazione nera 41 mm, o di fare magari un salto su un primo crono che potrebbe essere l'Hamilton Intramatic in colorazione Reverse Panda. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Per cui da me e dai miei orologi ti auguro un buon anno e love. Love, 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 love. Bellissimi gli orologi. Maggior parte sono diver. L'unico che si discosta da quella tipologia lì è l'Icon, Maurice Lacroix Icon, che però ha 200 metri di impermeabilità. Biribim, biribim, biribà. Gli altri, il Tissot SeaStar, il Citizen Pro Master, orologio, il Secchino 5, anche quello lì è un diverino, 100 metri, diciamo, chiamiamolo diver. Tutti orologi validi che finalmente, cioè, ti hanno portato via da quella robaccia dei Rolex falsi, cioè, che proprio concettualmente non è concepibile, dai, no? Veramente, cioè, io non riuscirei quasi a dormire la notte a sapere di avere al polso, cioè, di andare in giro con. Poi magari invece c'è chi ci va, che è orgoglioso, capito? Cioè, ti ho fregato, ti hai speso 10.000 euro per un Rolex e io c'ho, con 100 euro c'ho quello falso, è uguale, non se ne accorge nessuno. Ma non è questo il punto. Il punto è trattarsi bene, avere stima di se stessi. Cioè, quanto valgo io? Quanto mi reputo una persona dritta, corretta? Quanto? A quel punto lì. Lo si vede anche nei fatti. Se io sono disposto a imbrogliare, a ingannare il prossimo pur di apparire quello che non sono, non valgo niente, cioè non riesco. Cioè, piuttosto io schiettamente dico: ok, il mio orologio preferito è questo, è il Longines Legend Diver, ok?
E ne vado orgoglioso come se indossassi uno dei miei Rolex o uno dei miei Omega. Cioè, quando io indosso uno dei miei orologi da 1000, da 500, da 1500 o da 10.000, è uguale, perché tanto la maggior parte delle persone attorno non sa di cosa sto indossando, no? Quindi non sa nemmeno il valore, te lo dovrebbe chiedere. E quando te lo chiedono, poi è quello che ti fa inalberare, no? Ah, bello quell'orologio lì, ma quanto costa? È che lì mi viene voglia dello scappellotto, ma come quanto costa? Cioè, di tutte le cose che mi puoi chiedere su di un orologio, mi chiedi quanto costa? Cioè, quella è l'ultima cosa. Poi uno se le, per fare due conti nelle proprie tasche, per vedere se ci può arrivare, fa tutte le domandine, no? Cos'è Longines, perché qua e là, su e giù. Ah sì, ok, dai, negli anni 60, bla 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 bla. E con quanto si porta via? Questo è un discorso corretto da fare. Non è bello quell'orologio lì, quanto l'hai pagato? Quanto costa? Stututum, qua e a casa. Prossimo video, va, prima che mi inalbero. Ciao Davide, gli amici del Ciao, canale. amici del Sono canale. Federico dalla provincia di Padova Lamborghini. e grazie per l'opportunità. Spero che pubblicherai il mio video e Vediamo. inizio subito con presentarti gli orologi della mia I collezione. orologi, vai. Inizio con i quarzi, Lausanne Opposition, regalato Opposition. da mio papà. Bello. Questo è il primo. Sempre il quarzone, un bel tissot, un Un po' tissot. grande di dimensioni. Un Ma quarzo. comunque, anche se non ho un po' il suo grande, ogni tanto mi piace portarlo. Ma bravo. Altro quarzo, sempre Tissot, questo mi è stato regalato. Anche questo qui, una cassa, diciamo, al limite per il mio polso. Un bel quarzone, ma Bel comunque è quarzo. sempre bello. Un PRC 200, si può sempre portare. Ma certo. Iniziamo con un Rohammer di mio suocero, Roamer. che mi ha regalato, che io ho fatto sistemare. Ha fatto una bella patina. Questo è il primo. Dai. Poi abbiamo questo Longines cioccolatino, Oh, calibro 3,70, che questo mi piace 370 portare senza ogni secondi. tanto. Ho dei Seiko, questo è il primo di mio suocero, Seiko mi ha 5. regalato, anche questo l'ho fatto revisionare, sistemare, ed è, tiene bene il tempo, è un Ma bell'orologio, un bel bracciale è Seiko suo. vintage. È suo il bracciale, boh. Questo invece l'ho acquistato, sveglierino. Bel Matic. Svegliarini sono In buone bellini, condizioni, anche questo qui tiene bene il tempo. Gli orologi in oro, sempre vintage. Questo è il primo. Questo era di mio nonno, che poi diciamo ha ereditato mio papà. Mio papà ha fatto fare una cassa su misura in oro, inizialmente era in acciaio, movimento 19,4. Perché? Ogni tanto mi piace indossarlo. Cioè, non ho capito, originariamente era in acciaio e tuo babbo ha fatto fare la cassa in oro, da chi poi non lo so, e me l'ha snaturato completamente. Cioè, se quell'orologio lì nasce in acciaio, va tenuto in acciaio, tanto più che era del tuo nonno, di suo babbo, e lo doveva portare così, per come l'ha comprato lui, per come l'ha indossato, per come è nato l'orologio, cioè proprio filosoficamente, no? Concettualmente lo devi tramandare così per com'è, no? Via la cassa d'acciaio, ce la facciamo fare d'oro perché fuochi d'artificio. Per me è una cavolata. Non so nemmeno se c'era la ghiera zigrinata come in quel caso lì, se l'ha inventata. Snaturato un orologio per Altro Longines in oro, me. questo Oh, monta un 30L degli anni 60, ma è bello pulito, orologio. eh? Sì, tenuto bene. Mamma mia, lo voglio io. Altro Longines, Un sempre in altro, oro, questo degli gonfia. anni 50, dovrebbe essere inizio anni 60, movimento 27M, tutto originale, ma un Omega Seamaster del 67. Dovrebbe avere un movimento 552. Eccolo qui. Bell'orologio. Le sfere sono uguali, boh. Non lo so. Bello, 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 ci Ah, due piace orologi usarlo. da tasca. Questo Ah. è il primo. Ha Longines segnato. segnato FS. In buone condizioni. Anche questo qui tiene abbastanza bene il tempo. Con E ogni tanto mi piace la corona portare anche dorata, boh. questo. Non Secondo so se. orologio da tasca. Dai. È questo Cortebert Courtbert. di mio Courtbert. suocero, ha il vetro qui, il plexi, metto in plastica crepato, però va benissimo, funziona bene. Ma cosa c'è scritto? Ogni tanto Courtbert anche con la I? questo lo metto in uso. Passiamo Courtbert. poi
agli automatici moderni. Iniziamo con questo Tobacco, che conosci bene, lo necessito. Orient Tristar Tobacco. Ho messo su un cinturino in pelle, ho anche il suo bracciale in originale che lo alterno. Dopo Bello il quello sempre più là. Oh, un altro. conosciuto Pro Master Pro Master. in colorazione blu, ho messo su un cinturino in cortura perché Sì, sta il bene. suo originale non mi andava, non ho neanche mai indossato quello originale, ho messo Va bene. direttamente questo. Bravo. Orologio da battaglia, Da come si suol battaglia, dire, che certo. ogni tanto utilizzo. Certo. Pro Master. Poi passiamo Ancora? al prossimo automatico, E quanti ce n'hai? diciamo un po' meno moderno, ma comunque secondo me è sempre un bello orologio. Questo Navy Master, questo è stato il mio primo orologio automatico un po' più importante, fatto revisionare 2 anni fa, tiene bene il tempo, va bene, ogni tanto anche questo lo indosso, Ogni tanto. tutto originale, Ma che marca è? Non molto bello. lo so, non lo so, non ci ho capito niente. Oh, ragazzi, Orologio moderno, Econoitra. carino l'Econoitra, ci Questo non piace. è tanto che ce l'ho, lo trovo un bellissimo orologio, Certo. ottime finiture, sellita come movimento, manuale, 510. fanno begli orologi, veramente, Farò begli orologi, sì, sempre finito, detto rifinito veramente bene. io. Bravi, bravi. Poi passiamo ai pezzi un po' più importanti. Il E cosa sarà? Top, primo è questo, Black Bay 58 teniamo il top. o 58, come si vuol dire, 58. bellissimo orologio, eccezionale. Quando ce l'ho al polso non vorrei mai toglierlo. Secondo me veramente qua hanno fatto un orologio che Simpatico. per il mio punto di vista non ha paragoni. Prossimo, Minchia, questo è bello. Datejust, colorazione blu 36. Bellino. Io non ho un polso grande, quindi va benissimo, mi sta benissimo il polso, lo adoro, colore stupendo. Eccolo qui, Un altro. questo è quello che utilizza mia moglie, Ah, ma signora. che ho regalato a mia moglie. Ebbè. Si vede rispetto a me, che è ben utilizzato, giustamente, servono a questo. Bello, dai, via, su. Bel Gauss. Milgauss, ci piace il Milgauss. Tutti i Rolex Top. presi a listino. Bravo. Questo qua è bello, mi Eccolo piace il qui, io Milgauss. lo adoro. Sì, è bello. Poi questo qua così azzurro mi piace. Bellissimo. Vetro verde. Orologio stupendo. Dopo, Promosso. ovviamente, sono gusti, è soggettivo, però per me è un orologio veramente che, diciamo che fa guerra con quel Datejust al polso. Speedmaster, questo è del Speedmaster, top. 2018, movimento 1861. 1861. Per me comunque è un bell'orologio, Come non è comunque? l'ultimo, E è vabbè. vero, però comunque resta un bell'orologio. Sì, ma sta cosa di non è l'ultimo, cioè, non c'entra niente. Cioè, non è che bisogna sempre stare dietro alle ultime uscite, agli aggiornamenti, come fosse uno smartphone, o bisogna un computer, bisogna comprare l'ultima versione del software. Io non l'ho voluto comprare il 1861 per motivi miei, avevo una linea ben precisa, senza sapere poi il futuro come sarebbe andato. E infatti poi è uscito quello 3861 che è certificato Metas, quindi come lo volevo io, uguale agli altri, capito? Però non significa che una scelta così sia sbagliata e purtroppo e non è l'ultimo, non significa niente, sia che abbia il 1861, che abbia l'861, che sia dei vintage, hanno sempre tutti la loro stessa dignità, hai capito? Cioè, non è che bisogna per forza, se no, magari domani esce il 3869 e allora io devo vendere 3861 per Anche se non ha l'ultimo movimento. Ultimo, Ultimo? e forse non E ultimo, forse non un ultimo. quarzo, ma un quarzo un po' più importante. Ah, Cartier Santos Dumont. ha preso il quarzo? Top. Eccolo qua. Mi piaceva, era inarrivabile la versione automatica. Ma cosa vuol dire era inarrivabile la versione automatica? Io non ti voglio fare conti in tasca, però
ma c'hai tre Rolex, hai speso i soldi per i Rolex, e poi quando arrivi a Cartier, non c'ho i soldi per comprare il Cartier automatico e prendo quello al quarzo, che è proprio la cosa più sconsigliabile. Cioè, uno vuole prendere un orologio al quarzo, lo deve prendere. Vuole prendere anche un Cartier Tank al quarzo? Lo voglio al quarzo perché ha quel senso lì. Per me ha quel senso lì il Cartier. Oppure come il PRX, lo voglio al quarzo piuttosto automatico perché era nato al quarzo. Lo voglio comprare al quarzo. Bravo. Mi piace quando una persona è decisa e sa quello che vuole. Ma quando uno dice l'ho preso al quarzo perché quell'automatico era inarrivabile, è l'errore più grande che si possa fare. Cioè, non riesco a prendere quello e prendo la sua versione al quarzo. No. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. Tanto più che, ripeto, hai speso tanti soldi per comprare tre Rolex e per poi spidocchiare quando è il momento di comprare un Cartier. Cioè, gli va dato valore a questi orologi che non sono Rolex, gli altrettanto valore come agli altri. Non perché c'è scritto Rolex, faccio i salti mortali per prendermelo, e se c'è scritto Cartier, no vabbè, allora lo prendo al quarzo. Veramente l'antitesi, cioè, della passione, secondo me. Cioè, non voglio giudicare, ma ho avuto lì così. Nelle mie tasche, ma sono contento di aver preso questo. Insomma. Mi piace, secondo me è un orologio veramente stupendo. Molto bello. Complimenti per quello che hai Ah, acquistato, perché certo. veramente, avendo potuto, l'avrei preso Ma come anch'io. avendo potuto? Ma diciamo che questa è stata. E ci ritorno perché avendo potuto. Cioè, scusami un secondo, avendo potuto. Allora, io quando ho preso il Santo, insomma, mi viene il nome, no? Il Cartier Santo, l'ho preso 6.500, 6.500. Potevo prendere, metterci sopra, prendere anche un Rolex, si prende con 6.500 un qualche Rolex, o ci metti sopra qualcosa e ci prendi. No, volevo prendere il Cartier Santo, se ho preso il Cartier Santos, non è che vado su altro. Uguale, quando ho preso lo Speedmaster, ho speso quei soldi che ho speso, potevo prendere un Rolex, ma no, io voglio lo Speedmaster. In questo caso te no, non lo volevi, non lo volevi, perché se tu l'avessi voluto veramente, avresti trovato il modo di tirare fuori quei soldi, anche vendendo uno dei Rolex. Non dire non ci sono arrivato, ho preferito spenderli nei Rolex, di anzi così. Un po' più importante, penso mi fermerò qua come Mi fermerò qua. spesa Ma importante. cosa dici? Bene, ti ringrazio, Va spero che bene. pubblicherai Lo il pubblichiamo. mio video Ma e sì. Che attendo le tue considerazioni sulla mia collezione. considerazione. Grazie, saluti, forza Lamborghini, Forza Lamborghini. ciao. Forza Lamborghini. Forza Elettra Lamborghini. Quella sì che gli daremo della forza. Considerazioni sulla tua collezione, belle, tutti belli orologi, non ho nulla da dire, sei vintage, hai tanti Longines, a parte quello d'oro gli hai rifatto la cassa, che chi minchia c'entra, belli, il trentello d'oro lo vorrei volentieri anch'io. E poi il discorso del mi fermo lì non esiste, cioè lo dicono tutti, adesso basta, adesso non ne compro più, domani smetto, domani lunedì inizio la dieta, no? Sono le frasi famose, domani smetto, lunedì inizio la dieta e non compro più orologi, sono tre. Non compro più orologi, non ci credi nemmeno te, lo dici così per farti sentire della signora che guarda il video, così oh, si mette l'anima in pace, ma appena poi, tran 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 tran, bello questo, trac, te lo dico io. Ma comunque, sono tutti belli orologi, non ho nulla da dire, dai, sei promosso, bravo. Prossimo video. Ciao Davide, sono Ciao, Antonio da Monza, questo è Antonio. il mio secondo video che ti mando, ti Bravo. mostro questo, magari ti ricordi di me, questo è quello che è stato in Afghanistan Già, e bravo. per questo, per quello che hai detto tu nel primo video, ti vorrei ringraziare sia da parte mia che da parte di tutti i miei colleghi delle Forze Armate d'Italia riguardo all'apprezzamento e alle dediche che ci hai fatto. E non è da tutti. Comunque ti avevo detto che avrei venduto qualche pezzo della mia collezione per arrivare a qualcosa di più serio. L'ho fatto, però prima ti voglio far vedere Vai. qualche altro acquisto che ho fatto. È Rotary, è Questo lei. Rotary Henley l'ho acquistato dopo aver visto una tua recensione, l'ho preso blu. Un Ma simpatico questo. orologio, sì, discreto, carino, però mi ha un po' deluso. Per Tutti gli cosa? indici non sono ben applicati, Ah. e poi al mio polso è un po' grande, quindi credo che me ne lo venderò più avanti, lo venderò perché non lo uso. Ah. Ah, vabbè. E poi Spiazzo.
Con il secondo mi sono voluto distinguere un po' da tutti quelli che acquistano i Fieldwatch, i classici Seiko, Hamilton. Io ho voluto acquistare questo, ce l'ho apposta perché è Timex. molto comodo, non lo Che tolgo più. bello, è bello sto È qua. un Timex Fieldwatch a 38 diametro cassa di 38 centimetri. Non me lo ricordavo. E ho preso la versione brunita. E monta un vetro zaffiro, un calibro Seagull con 21.600 alternanze ora, 40 ore di riserva di carica, abbastanza preciso. E questo è un orologio che ha una storia particolare, un omaggio a un prototipo che doveva essere assegnato alle forze armate americane negli anni 80. Poi la cosa non è andata a buon fine. Però ha avuto un sacco di successo nel mondo civile, addirittura è stato usato un modello simile a questo da MacGyver nelle prime 2 o 3 stagioni della sua serie TV. Pensate. Comunque a me piace Bello, tantissimo, sì, mi c'è piace. personalità. Poi Sì, dai. ho voluto acquistare un vintage, ho preso questo SKX 013. Mi sono Oh. voluto pure qua distinguere, non ho preso lo 007, ho preso lo 013 perché lo 007 è un po' troppo grande per me. Funziona benissimo, gli ho cambiato il suo bracciale, gli ho messo uno strap cord, Anche te, anche se ho bravo. il suo originale, c'è pure il cinturino in gomma originale. Molto bello. Sì. Poi, Poi. poi, poi. Questo qua. Ho voluto prendere un altro Pro Master da accompagnare ai suoi fratellini. Qua Perché c'è. il Pro Master? Perché il Sono Pro belli. Master? Perché intanto mi piace un sacco la forma e poi ho provato a prendere pure il modello nuovo, visto che tu in un video precedente avevi detto che volevi prendere il nuovo, il Fujitsubo. Pure titanio, sì. Allora io l'ho preso tutti e due, sia il nuovo che il Fujitsubo, solo che il nuovo è troppo grande per me e poi non lo so, rispetto a questi mi sembra un giocattolo. Addirittura. Perché? Il Fujitsubo è stata una delusione totale. La ghiera, imprecisa, brutta, una brutta sensazione nel muoverla. Poi l'inserto ghiera è fatto in alluminio, ma si graffia solo a vederlo. Io praticamente l'ho venduto subito dopo. Poi per fortuna l'ho acquistato a un prezzo bassissimo, quindi non ci ho perso Bravo, niente. strano, E però. questo qua invece è veramente il salto in avanti rispetto all'NY0040. Questo qua si chiama NY0100 in super titanio, lo stesso movimento degli altri. Questo c'è il fermo macchina pure, però è di un altro livello. Corona logata, pure il bracciale è uno spettacolo. Il Mo, bracciale è proprio spettacolo. fatto Eh sì. bene, maglie piene, pure questo in titanio. Dai. Non è neanche leggerissimo questo, poi pure la ghiera è molto salda, non è come Ok, quelli in ok, acciaio che si muove tutto. Se ti posso dare un ok. consiglio, non li prendere quei due, buttati su questo. C'è pure Blue Jeans, questo qua è bello, un verde soleil, molto, a me piace tantissimo questo. Poi ti faccio vedere quello che ho acquistato vendendo i miei due orologi. Ho acquistato quello che ti avevo detto. Ho Longines. acquistato il Longines Hydro Hydro Conquest da 39. Bello. Che ti devo dire, Piace? sembra che non ha neanche il cristallo davanti, tanto è pulito, è bello, è elegante, sportivo. L'ho usato tantissimo all'inizio, ora lo uso un po' meno perché ho pure gli altri. E lo tengo un po' più nuovo, però è bellissimo. Pure il suo cinturino in gomma, questo l'ho acquistato dopo. E gli ho acquistato un nato aftermarket perché il suo costa un casino e secondo me non ha senso al momento. Comunque è bellissimo. Il suo calibro L888, Ci piace, bello. Questo ho preso un secondo polso, praticamente intonso, perfetto. Un po' sporco il bracciale e niente, niente. dai. Sono molto contento pure di questo acquisto. Poi ti volevo Bene, far vedere un cosa? lascito di mio nonno. L'abbiamo trovato nel suo cassetto. Gli ho sistemato il cinturino.
A suocino. Classico Swatch. Carino, Ci dai. segni il tempo, no, lo riparerò, lo lascerò così. Il Bravo. cinturino suo originale l'ho messo da parte, Bravo. fotografiato, e lo tengo come ricordo. E Davide, Certo. spero che tu decida di far vedere questo video e che ti siano piaciuti i miei nuovi acquisti. Certo. E ti saluto, un bacione, Un love, e continua così. bacione anche no, un bacione anche no, dai, un abbraccio. Facciamo qualcosa un pochino da ometti. Oh, lo svocino lì del nonno che ha deciso di preservarlo con il vetro rotto così com'è. A differenza, no, fondiamo, facciamogli una cassa d'oro allo svoce così per valorizzarlo. Ma no, non lo valorizzi, va tenuto così anche col vetro rotto. Questo che volevo dire. Beh, gli orologi che mi hanno fatto vedere i nuovi arrivi, soprattutto l'Hydroconquest, c'è poco da dire sull'Hydroconquest. Cosa gli vuoi dire? Niente. Da 39, bello. Poi tu mi dici che hai preso sia il Citizen. Cioè, a parte che sei un collezionista di Citizen Pro Master, perché c'è quello di vari colori, quello in titanio ultimo lì, l'NY100 che hai preso, titanio però, te mi consigli di prenderlo, ma è in titanio, e mi sconsigli di prendere il Pro Master Marine e il Pro Master Fushitsubo, mi riesci mai a dirlo, Fushitsubo, ecco, ora mi smonti un po' tutta, no, tutta la storia che ho detto all'inizio di puntata. Va bene, valuterò, valuterò. Sono sempre sul Pro Master Marine come idea, però dici che sembra un giocattolo. Mi devo fidare della tua recensione? Una volta tanto mi devo fidare di quella. Va bene, valuterò, valuterò comunque. No, quello lì, l'NY100 che hai te, in titanio, fatico, hai capito? Fatico come faticherei per il Fushitsubo. Però vediamo, dai. Comunque, sei promosso, tutti i begli orologi. L'amico, per chi non sapesse, è quello che aveva l'orologio a quarzo, il Casio, il primo in missione all'estero in Afghanistan, no? Mi sembra. Va bene, dai, sei promosso. Boh, ragazzi, mi sembra di aver detto tutto, eh. Io non è che posso stare qua, devo andare a vedere i gattini su Instagram, quindi devo lasciarvi. Vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.